Amiche ed amici in visione all'ascolto di TV Prato, il digitale terrestre, il canale 75, la selezione calcio dilettanti sul canale YouTube della nostra emittente. Oggi domenica siamo sul campo della Guardiana per la 25esima giornata del campionato di eccellenza Girone B, 23esima partita effettiva per la Lastrigiana che ha già riposato anche al ritorno per il Terranuova alla 24esima. È uno scontro fra la zona play-out dalla quale la Lastrigiana cerca di tirarsi fuori e quella dei play-off nel quale il Terranuova Traiana, fresco vincitore della Coppa Italia d'eccellenza, è solidamente ancorato e anzi chiamato in queste ultime giornate. Un'ultima decina di giornate di campionato a distribuire le energie per essere presente su entrambi i fronti, quello della Coppa e quello del campionato. Coppa che vedrà in campo il Terranuova Traiana contro il Terre di Castelli di Castelvetro di Modena il mercoledì 14 febbraio. La Terre di Castelli al secondo posto nel girone di eccellenza dell'Emilia Romagna con 46 punti dietro il Città della Vis di Modena. Ha vinto la finale rimontando il gambettola, vincendo 4-2 la finale. Probabilmente si è atteso proprio anche che fosse l'ora giusta, esatta, per dare il via alla partita e non partire in anticipo. Eccolo il calcio d'inizio in perfetto orario. E vediamo la Lastrigiana alla sinistra del nostro punto di osservazione sulla tribuna della Guardiana, subito andare in avanti con un intervento su Del Pela che finisce a terra. L'arbitro interpreta come fallo alla difesa, non ci sono proteste, anche se Del Pela rimane a terra un attimo. Vediamo subito la formazione delle squadre in campo per mister Alessandro Gambadori. Schiera Marziano, Pierattini, Mencini, Del Colle, Chiavacci, Borselli, Crini, Mazzanti, Sarti, Palai, Del Pela. A disposizione il numero 12 è Lavorini e poi Becagli, Caparrini, Marchi, Bardazzi, D'Alessandro, Bibai e Anuar. Per il Terranuova Traiana, che non ha in panchina mister Marco Beccattini, che segue la partita dal lato opposto, ecco puntuale il nostro Leonardo Monfardini che lo va a cogliere con l'inquadratura ravvicinata fra le due panchine sul lato opposto alla tribuna, e che Marco Beccattini, squalificato dopo una espulsione contro nella partita precedente con la Fortis Juventus. In panchina c'è l'allenatore in seconda Andrea Meniconi, classe 78, e anche il match analyst del Terranuova Traiana, e manda in campo la seguente formazione: Giona Fedele, che per lui è un grande ritorno qui sul campo della Lastrigiana, e poi dal numero 2 Arnetoli e Senzamici, Bega, Mascia, Mannella, Viganò, Privitera, Ortiz, Taflai e Ceppodomo. A disposizione ci sono Antonielli, Minatti, Cappelli, Petrioli, Cioce, Saputo, Massai, Marini e Sacconi. C'è turnover rispetto ai giocatori che hanno giocato mercoledì la finale di Coppa e poi subito chiamati il Terranuova al turno successivo della fase nazionale della Coppa Italia di eccellenza. Attenzione a questo controllo all'indietro di Privitera che permette il recupero palla ad opera di Giona Fedele, pallone manovrato da Privitera. Si è ricomposta a Terranuova, si è ricomposto un nutrito gruppo che era già a figline con mister Marco Beccattini. Adesso Palai e Taflai si contendono un pallone a centrocampo. Crini fa viaggiare sulla destra Pierattini, autore di un gol in questa stagione. Capocannoniere della Lastrigiana è Palai con 7 reti, Sacconi con 6 e Massai con 5. Sono i migliori marcatori insieme a Ceppodomo, anche lui con 5 gol, del Terranuova Traiana. Edoardo Novelli in voce, abbiamo già ricordato le riprese video oggi di Leonardo Monfardini. La regia scapitanata dal nostro Paolo Innocenti con un team di tutta il Dream Team di montaggio e di redazione nella redazione di TV Prato. La trasmissione Il Gioco è Fatto il lunedì alle 21, Gioco è Fatto Biancazzurro. A seguire la trasmissione con gli highlight di Serie D, Eccellenza, Promozione, una panoramica completa sul calcio dilettanti.
Arbitra l'incontro il signor Valerio Esposito della sezione di Ercolano, coadiuvato da Alessandro La Veneziana di Viareggio e Clevis Lacci di Empoli. Riconquista palla la Lastrigiana con il pallone verso Del Colle, che prova il cambio di gioco su Del Pela. Del Pela rincorre il pallone che era arretrato, poi c'è un contrasto fra Nencini e Mascia. In profondità ancora il pallone, lo rincorre e lo raggiunge prima che esca Del Pela. Messo al centro, c'è un uomo a terra del Terranova, ma si continua a giocare, poi sceglie la soluzione migliore Mannella, mettendo la palla in fallo laterale e consentendo all'arbitro di sincerarsi delle condizioni forse Privitera, che è a terra, oppure un esterno, vediamo, no, di chi si tratta. Comunque è subito in piedi e in Privitera è qui vicino, lo vediamo integro, mentre si riprende il giocatore del Terranova, rimessa verso Fedele e pallone indirizzato in avanti da Privitera verso Ceppodomo. Il colpo di testa, era Mascia il giocatore del Terranova rimasto a terra. Mazzanti di testa in un groviglio di uomini a centrocampo, va al salto a gomito largo Taflai e suscita subito il risentimento, in particolar modo di Del Colle, che adesso l'arbitro recupera per tranquillizzare. È stato normale, un fate zinganette. Le solite zinganette. Taflai e Del Colle, entrambi redarguiti dall'arbitro. Taflai, classe 94. E Del Colle, classe 90, S Fucecchio. Naturalmente, amiche ed amici sportivi, la tribuna della Guardiana angusta e affollata farà sì che adesso seguiamo questo pallone in area di rigore. Un tocco, calcio di rigore per il tocco di Mascia in disimpegno, il rimpallo sfortunato, il tocco col braccio largo di Mascia e calcio di rigore. Ci ha messo un attimo l'arbitro a decretare il calcio di rigore, vi stavo dicendo, tribuna affollata e quindi probabilmente qualche voce vi giungerà a supporto della nostra telecronaca, diciamo così, e va sul dischetto. Va sul dischetto Palai. Giona Fedele subito chiamato a fronteggiare contro la sua ex squadra dove ha militato 2 anni un calcio di rigore e, come siamo soliti dire, godiamoci le emozioni in silenzio di questo rigore. Fedele spiazzato dalla corsa di Palai, che si interrompe e deposita la palla alla destra del portiere della Lastrigiana. Pertanto si sblocca il risultato quando sono trascorsi solo 7 minuti. Il rigore di Palai su tocco di mano di Mascia. E quindi 1-0 per la Lastrigiana, si è sbloccato subito il risultato. Sfortunato l'intervento in area di rigore di Jonathan Vitomascia, classe 2003, che ha vinto la Juniores, campionato provinciale Juniores, rientra da un prestito a Figline, schierato oggi centrale, non c'è in campo Saitta, è qui vicino a noi in tribuna. Avanza Privitera, palla al piede, d'esterno al centro in direzione di Ortiz, il giocatore sudamericano che abbiamo visto nel finale della partita con
lo Sporting Cecina di mercoledì scorso. Sono in campo Ortiz, Tafly e Cepodomo, che sono entrati a gara in corso, quindi turnover, e c'è Sacconi in panchina nel Terranova. Attenzione con il pallone di Viganò, il giovane classe 2003, il capitano Bega sventaglia verso Privitera, che immediatamente di testa fa proseguire, ma si trovava in posizione di fuorigioco. Quindi si è subito sbloccata la partita della Guardiana con il calcio di rigore trasformato da Palai. C'era stata subito un sussulto in area alla prima azione, dopo pochissimi secondi, per un contatto su Del Pela. Squadre vicinissime al ridosso della linea mediana del campo. Terranova che fa circolazione bassa del pallone, viene da due sconfitte con Siena e con Fortis Juventus, mentre la Lastrigiana aveva perso l'ultima gara interna con il Firenze Ovest, ma poi ha colto tre punti di vitale importanza andando a espugnare il campo di Sinalunga. Tafly in area, colpisce di testa Nencini prolungando la traiettoria del pallone. Viganò lo protegge, potrà andare il Terranova alla rimessa laterale con Arnetoli che avanza. Alessandro Arnetoli, difensore classe 2003. Viganò, calcio d'angolo sulla opposizione di Del Pela in ripiegamento difensivo. Alla battuta del corner Mannella, avanzano i centrali difensivi del Terranova, che però rimangono a Trenino e a Groviglio fuori dell'area di rigore. Poi l'arbitro dice attenzione, così non va bene, vuol partecipare anche lui al Trenino. Adesso Mannella si inserisce, il colpo di testa di Privitera e la palla termina alta. Occasione quindi all'undicesimo esatto per il Terranova. Corner dalla destra, l'inserimento di Privitera, il pallone alto, il rinvio di Marziano, il colpo di testa di Palai, controllo a seguire di Del Pela che riconquista il pallone, va a terra, si lascia un po' andare, però forse viene anche colpito al volto, rumoreggia la tribuna, forse è in piedi, si prosegue. Privitera si era un attimo fermato correttamente per sincerarsi delle condizioni dell'avversario. Mannella, un'occhiata in avanti ai compagni, porta palla, costruisce col fraseggio ravvicinato, ragnatela di passaggi fra Bega, Mannella, fa viaggiare il pallone Cepodomo, Borselli che trattiene Ortiz e l'arbitro si sofferma, non è ammonizione, è soltanto il fischio alzato verso l'alto a dire che sarà lui a dover ordinare la ripresa del gioco. Calcio di punizione sul pallone, c'è Tafly, Marziano sistema tre uomini in barriera, eccone un quarto, no, rimangono tre. Sono avanzati, c'è anche Viganò che chiama un uomo in copertura. Tafly forse dovrebbe battere direttamente verso la porta. Così è infatti Marziano, presidia bene l'angolo di sua competenza e blocca senza problemi. Comunque da segnalare questo calcio di punizione di Tafly. Ha girato bene la barriera, però
tiro senza, senza grossa forza che Marziano ha potuto controllare agevolmente. Privitera ceppo d'uomo per Ortiz, rimpallo a centrocampo, Palai difende palla in mezzo a due avversari, però la dà all'indietro, Privitera la riconquista, c'è una deviazione e un tocco da parte di un giocatore all'astriciana e quindi la rimessa laterale è a favore del Terranova, con Mannella che ha dato a Privitera che apre il gioco sul fronte opposto dove può salire Arnetoli verso Vigano. Vigano si accentra, Mannella avanza, rilancio di Borselli nella terra di nessuno dove Giona Fedele rincorre il pallone, lo recupera e lo rimetterà in gioco. Privitera, playmaker basso, senza amici sulla sinistra. Ancora Privitera in profondità verso Ceppodomo. Il tocco di Pierattini prolunga la traiettoria del pallone. Marziano è attento. Esce tempestivamente a recuperarlo. Attende il piazzamento dei compagni e fa scivolare il pallone per la rimessa lunga di sinistro. Senza amici di testa, Ceppodomo, Ceppodomo e Taflai. Taflai che aveva già giocato prima di questa stagione nel Terranova Traiana, nello spezzone primaverile del torneo di primavera di eccellenza, successivo allo stop per il Covid. Poi per lui presenze con Chiantigiana, con Pontassieve, quest'anno la stagione al Terranova. Cannoniere di Coppa, non ha mai segnato Taflai in campionato, ma è il capocannoniere con 5 gol, se non abbiamo errati, in Coppa Italia. Privitera, è lui il play da cui prende vita la manovra in impostazione del Terranova. Mascia e Mannella, riconquista palla la Lastrigiana, poi su Sarti, il giovane 2004 autore di 2 gol quest'anno. C'è stato fallo, quindi calcio di punizione a ridosso della linea mediana. Se n'è andato il primo quarto d'ora. La Lastrigiana in vantaggio per 1-0. L'ha sbloccata il calcio di rigore di Palai, 8° gol. Arnetoli ancora, finisce a terra e c'è un'ammonizione di Arnetoli o di, vediamo, dovrebbe essere il numero 2, sì, che esatto, l'ammonizione al 17°. Fallo su Del Pela e interessante punizione per la Lastrigiana che ha dei tiratori come Palai, come Mazzanti, anche come Crini, che con allievi juniores ha dimostrato di avere una buona castagna oltre a essere rigorista molto ben accreditato, il numero 7, però vediamo adesso è in posizione centrale in attesa forse di poter recuperare una respinta. E Palai, padrone del pallone, attenzione sulla respinta, non ci apriamo, dice Giona Fedele alla sua barriera minuziosamente sistemata. Il colpo di testa dovrebbe essere stato di Ortiz, che fa terminare il pallone in calcio d'angolo, quindi punizione sulla barriera.
Calcio d'angolo alla battuta del quale c'è Del Colle. Gran movimento in area, ancora Ortiz di testa, riconquista Crini, il colpo di testa di Mascia, ancora Crini cerca la Strigiana di impedire la veloce ripartenza del Terranova e rimane in possesso palla. Ancora Del Pela. L'opposizione di Capitan Bega è efficace, la rimessa laterale stavolta è per il Terranova. Ortiz Viganò cerca di restituire il pallone al centro, fa buona guardia in diagonale la difesa della Lastrigiana, si combatte, rimane il pallone fin quando l'arbitro non vede e non ravvisa gli estremi per un calcio di punizione a favore della Lastrigiana, soffermandosi poi con mister Meniconi, che vi abbiamo ricordato quest'oggi è in panchina al posto dello squalificato Beccattini. Calcio di punizione, Borselli. Pallone in profondità, fa sfilare Arnetoli che poi scivola, Del Pela riesce a mantenere il pallone in campo e ci sarà di nuovo calcio d'angolo, qualche problema per il Terranova sulla fascia sinistra, spesso Del Pela sguscia e poi da quella zona è nato anche il tocco di mano di Mascia che ha indotto l'arbitro a concedere il calcio di rigore sul quale Palai è stato implacabile ed è lui che fin qui fissa il punteggio sull'1-0. Ancora Del Colle, spiove lungo, Fedele la fa proseguire. La difesa comanda i movimenti anche agli attaccanti di alzare un po' la squadra, di non farsi schiacciare. Ripiegamento difensivo di Ceppodomo, il palleggio di Mannella, pallone all'indietro per Privitera. Rimandato avanti da Crini, fermato ancora da Mannella che fa viaggiare Ortiz, ma c'è l'ottima chiusura di Nencini. Mazzanti su Del Pela, uno dei più vivaci in questo primo tempo, mette in mezzo il controllo di Sarti che cerca il movimento su Palai. Chiude bene la difesa del Terranova che adesso affida a Privitera come di consueto l'impostazione dal basso. Mannella, Bega, Arnetoli su Ceppodomo, colto in fallo, si spiega con l'arbitro, calcio di punizione a favore della Lastrigiana, 22esimo. Un po' di movimento qui sulle tribune, anche Andrea Saitta che era qui al nostro fianco si sta spostando forse per seguire più da vicino a ridosso della rete di recinzione, dare qualche suggerimento in prima persona. Ricordiamo assente per squalifica, espulso insieme a Filippo Gurioli nella partita con la Fortis Juventus, 2 giornate di squalifica per loro, per Gurioli anche una in più perché era in diffida, era stato ammonito prima, quindi appiedato per 3 giornate, Saitta per 2. Senza amici su Arnetoli, spostato a sinistra, Tafly, movimento arginato dall'ottimo ripiegamento di Sarti, poi Arnetoli in mezzo a 3 avversari, non trova più il pallone, chiedono il fallo qui dalle tribune, non mi sembrava ci fosse intervento regolare, mentre c'è anche rimasto a terra Crini. Privitera da su Viganò, il colpo di testa di Nencini, Viganò che protegge il pallone, Nencini lo ferma, Nencini lo recupera prima che termini in calcio d'angolo, resta la rimessa laterale in zona d'attacco per il Terranova.
L'Astrigiana in vantaggio, poi un paio di palle inattive a creare scompiglio, a creare occasioni da gol. Vediamo da una parte e dall'altra. Arnetoli, lo spiovente verso Privitera che recupera il pallone. Avvicino Viganò, sono due ex della rondinella dello scorso anno. Cross in area, attenzione, Taflai si combatte ed è rimasto poi a terra un giocatore della Lastrigiana. Va avanti il Terranova, ma poi Viganò sceglie la soluzione fair play. Tutto è in condizioni, comunque sembra di poter riprendere il gioco, anche se la caduta è stata accompagnata da un grido. Vediamo, l'arbitro consente l'intervento dei sanitari in soccorso di Cristian Palai, punta centrale di grande fisicità, alto 1,90 m, ha giocato nel 2022-23 con l'Athletic Calenzano, 18 partite con 2 gol in promozione, lo abbiamo visto anche all'Antella in Eccellenza e all'Atletico Cenaia. Il suo percorso giovanile è iniziato nella Pistoiese, poi diverse squadre nelle quali è transitato. Giocatore di mestiere, appunto, classe 96. Lancio lungo, troppo largo Arnetoli, dice il mister dalla tribuna. Imposta Arnetoli, comunque è venuto, si è spostato qui sulla sinistra con mentre ha riportato un fastidio Sarti sullo scatto di una corsa, numero 9 della Lastrigiana, che sta zoppicando. Attenzione al Terranova che rimane in zona d'attacco con il bel movimento di Mascia. Privitera prova a dare una sventagliata in avanti. Naturalmente continuano ad esserci grande movimento sulle tribune anche durante la partita iniziata. Qualche problema, naturalmente le nostre riprese ne risentono, chiediamo la comprensione di affrettare a prendere posto, come si dice sulle giostre. Bega, d'altra parte questo è il calcio che seguiamo, il calcio dilettanti, non ci sono carte patinate, non ci sono salottini o skybox. Noi siamo in tribuna alla Guardiana e può capitare che qualcuno ci passi davanti mentre c'è la partita. Viganò. Il capitano Chiavacci, l'ex Zenit Prato. Mazzanti si fa sfuggire il pallone. Privitera in avanti, c'era la posizione di fuorigioco, dice Podomo. L'arbitro si intende con l'assistente, il primo assistente Alessandro La Veneziana di Viareggio, non interviene, non fischia. C'è la rimessa. Colpo di testa di Palai, quest'altro di Del Pela, Mazzanti e Capitan Bega. Testa a testa, Bega ammonito anche facendo l'arbitro per il gomito largo. Secondo ammonito nel Terranova, 28esimo, 27 e mezzo circa. Secondo ammonito per il Terranova è Bega. Non ci sono tanti episodi da consegnare agli highlight del gioco è fatto. Calcio di punizione, le situazioni più interessanti vengono da palla inattiva. Adesso alla battuta della punizione dovrebbe esserci Del Colle, se decriptiamo bene, anche per esclusione degli altri giocatori che sono tutti in area di rigore.
Ce n'è uno lungo, dice Fedele, e allude a Sarti, che si è spostato largo sulla destra. L'arbitro parlotta tutti al limite dell'area di rigore. Vediamo quale sarà la soluzione scelta da Del Colle. Un pallone proprio lungo sul secondo palo per Sarti, che fa la torre. Non trova però compagni in area. Poi c'è Chiavacci e Ceppodomo. Attenzione a Mazzanti. Mazzanti al tiro. Abbiamo annotato sul nostro taccuino le fasi di gioco, la punizione del numero 4 del Colle, la torre di Sarti, non c'erano uomini in area di rigore pronti a ricevere, poi lo scontro di testa tra Chiavacci e Ceppodomo, sui quali viene reclamata anche dagli spalti l'ammonizione del numero 5 della Lastrigiana. Poi il pallone è arrivato a Mazzanti. Gara che si sta accendendo sul piano dell'agonismo. Dai, dai, Pietro, tu glielo fai, Pietro. Intanto si riprende con la rimessa ad opera del Terranova. Siamo fra i fuochi incrociati del pubblico, che ovviamente fa arrivare sul campo ognuno da parte sua l'interpretazione e la recriminazione nei confronti dell'arbitro, che ha ammonito Bega per un contrasto di gomito e forse avrebbe potuto, c'è un po' sfuggita la dinamica esatta, però quello è quello che chiedono e quanto chiedono dalle tribune, l'ammonizione di Chiavacci che non c'è stata. Bega su Senza Amici, Mannella, Bega, Privitera, è il giocatore che praticamente entra in tutte le manovre della propria squadra. Del Colle cerca di andare verso Sarti, riconquista palla Palai, avanza Mazzanti portandosi avanti il pallone di petto, Bega si frappone, Mazzanti fa sfondamento, Giulio Mazzanti, numero 8 della Lastrigiana, arrivato dal Porta Romana con 28 presenze e 4 gol nel 2022-23, vanta esperienze importanti in Serie D con se stesse Lanciotto, Scandicci e Colligiana, poi altre partite per lui, altre squadre, altro giocatore classe 92 di grande esperienza e personalità. Fa girare la palla il Terranova, 1-0, dice anche la nostra sovrimpressione. Ceppodomo in avanti, tranquilla, questo tiro cross profondo, Marziano sorveglia bene, dicevo 32 minuti di gioco, è passata la mezz'ora, decide ancora il gol su rigore messo a segno da Palai dopo 7 minuti. Gara molto vibrante sul piano dell'agonismo, si combatte sui palloni alti, le occasioni vengono però soprattutto da palle inattive. Attenzione a Mazzanti che va sul fondo, c'è al centro Sarti, attenzione a un'altra respinta di Bega, poi Crini, si era sovrapposto Pierattini, esce Taflai, Chiavacci il capitano della Lastrigiana, gli mette la palla in fallo laterale, battuto da Arnetoli. Senza Amici, Bega, raggi di sole nel pomeriggio della Guardiana dopo le piogge copiose del weekend, del sabato e anche in parte della domenica mattina. Sintetico della Guardiana, non di ultimissima generazione, ma comunque in grado di reggere bene e di offrire una circolazione di palla assolutamente ottimale.
Ottimo questo inserimento, Viganò, ma c'è posizione di fuorigioco, probabilmente non di Viganò, ma del giocatore che si era sovrapposto. E quindi calcio di punizione. Era Mascia, il numero 5. Terranova con adesso sulla sinistra Arnetoli, senza Amici e Bega centrali, e Privitera adesso è andata a fare l'esterno di destra, perché era là dove un pochino il Terranova soffriva, e quindi mister Becattini, appollaiato sulla collinetta di là dalle tribune, deve aver dato questa indicazione di mettere la fisicità di Privitera in opposizione sulla fascia laddove arrivavano i pericoli. Da qualche minuto Del Colle dalla bandierina, groviglio di uomini in area, ancora il pallone lungo verso Borselli, lo allontana Ceppodomo, lo protegge Pierattini, Crini poi sbaglia la misura del suggerimento in avanti. Pallone a fondo campo, lo recupera Fedele. Eccolo Privitera, esterno basso a destra. Mascia, ancora Privitera. Sulla sinistra su Arnetoli. Arnetoli verso Ceppodomo, Taflai, Ceppodomo si accentra, scodella questo bel pallone in avanti per Mascia, su di lui l'uscita di Marziano. Pallone dato in profondità da Ceppodomo verso Mascia, l'uscita di Marziano. E calcio di punizione a favore della Lastrigiana, con Giona Fedele che dalla sua porta a 100 metri di distanza dice all'arbitro quanto ci vuole per battere questo calcio di punizione. Ce lo ricordiamo che lo faceva spesso nelle sue corde anche tra i pali della Lastrigiana, proprio qui sul campo della Guardiana. Ceppodomo, Ceppodomo su Taflai, Palai in ripiegamento difensivo, lancio in profondità per Palai che ha qualche metro per avanzare in varco centrale. Mazzanti controlla il pallone di collo, lo dà in profondità per Palai, al problema di girarsi col fronteggiato da Senza Amici. Il rimpallo di Senza Amici e Palai premia la difesa, applausi per lui qui vicino a noi. Adesso Viganò che è arretrato nella propria metà campo. Ortiz verso Taflai, temporeggia, dà il pallone su Privitera, Privitera prova il tiro da lontano, lo controlla, lo vigila Marziano, pallone a lato senza creare preoccupazioni. Al portiere della Lastrigiana, portiere della Lastrigiana Filippo Marziano, classe 2002, giovanili della Fiorentina, militato anche nel Montevarchi con cui ha collezionato 5 presenze nella Serie D 2020-21 e alla Zenit Prato con insieme all'altro portiere Niccolò Cecconi. L'anno scorso per lui Casalguidi, mister Gambadori l'ha poi portato insieme ad altri giocatori dal Casalguidi alla Lastrigiana. Privitera, 38 minuti, gol di Palai al settimo, Lastrigiana 1, Terranova 0, va a terra Mascia. Ammonisci, no! Un'altra triade di mongoloidi, eh! Ci si becchetta sul posizione del pallone,
Poi c'era stato il suggerimento veloce verso Viganò, ma l'arbitro dice tutto da rifare, devo fischiare io. E allora va a posizionarsi al limite dell'area di rigore, tutta l'Astrigiana ripiegata dietro la linea della palla. Mannella pronto a scodellare il pallone in area, lo alza di tacco Borselli, lo manda in calcio d'angolo. Quindi calcio d'angolo al 39esimo minuto. È ancora Mannella che si incarica di battere la palla inattiva, calcerà con il destro con parabola a rientrare, groviglio di giocatori tutti nell'area piccola. Calcia basso, Palai mette di nuovo la palla in oltre la linea di fondo e quindi in calcio d'angolo. Ancora un tiro basso, ancora un tentativo di prolungare la palla sul primo palo e ancora l'interdizione di Palai, che proprio di quel palo era a presidio. Due giocatori della Lastrigiana addirittura fanno barriera sul palo più vicino. L'arbitro dice a Ceppodomo che di non caricare il portiere, cinto d'assedio Filippo Marziano dalla posizione dei giocatori. Marziano la smanaccia e Viganò la manda alle stelle, occasione sul corner di Mannella. Il tiro alto di Viganò al minuto 40. Adesso c'è un altro giocatore della Lastrigiana a terra, rimasto colpito nel groviglio di giocatori. Ci sembra si tratti di Nencini. Giovanni Nencini, classe 98, uno dei giocatori che mister Gambadori ha portato con sé dal Casalguidi, 26 presenze e 2 gol l'anno scorso. Prima del Casalguidi, Candeglia per lui nella sua scheda tecnica. Mentre nei pressi anche Ortiz, il giocatore l'ultimo arrivato del Terranova Traiana, Ortiz Lopez, con innato senso del gol. Arrivato dopo tanta milizia nel calcio sudamericano, si era visto anche nel 2012 al torneo di Viareggio con 2 presenze nella primavera nella squadra del Laguna, del Santos Laguna. Arriva invece dal Budoni, una curiosità, Ortiz Lopez ha vinto la Coppa Italia d'eccellenza per la Sardegna anche lo scorso anno con il Budoni e la stessa cosa gli è capitata appena arrivato con il Terranova che oggi sceglie Ortiz, Tafflai e Ceppodomo. Ci sono in panchina Massai, Marini e Sacconi, alternanza per anche gli impegni ravvicinati su più fronti della formazione di mister Beccattini. Privitera, Crini, Tafflai verso Mascia, Ceppodomo gli detta il passaggio sulla sinistra, si chiude però il varco per il attento raddoppio della Lastrigiana. Mannella, un'occhiata ai compagni, l'apertura su Privitera. Privitera su Ortiz Lopez, ancora Privitera, Tafflai prova il sinistro, è impreciso, azione manovrata, Mannella, Privitera, Tafflai che svirgola il tiro.
minuto 43. Rinvio di Marziano, il colpo di testa di Bega, l'intervento di Nencini, Bega, Mannella, pallone su Mascia, sulla destra verso Viganò, il movimento a incrociare di Ortiz e Ceppodomo, Viganò prova ad andare sul fondo tra Mazzanti e Del Pela, contrasto aspro su Mazzanti, pallone in fallo laterale, mentre dagli altri campi vediamo il vantaggio del Signa 1-0 sul campo della Rufina, il vantaggio per una rete a zero con il rigore di Doca dell'Asta Taverne sul campo della Fortis Juventus, il 2-0 del Siena sul Pontassieve. Questi i risultati e anche il vantaggio della Sina Lunghese, risultati che si sono sbloccati grazie alla app Almanacco Calcio Toscano e il sito direttore Andrea Labbate, che vi offre le live con i tabellini marcatori da tutti i campi, dalla Serie D alla promozione. Siamo praticamente alla fine del primo tempo, vediamo se verrà segnalato del recupero o se l'arbitro, sì, qualche interruzione c'è stata indubbiamente, quindi legittimo attendersi un paio di minuti almeno di recupero. Pallone lungo per il bello stop al seguire di Del Pela, affrontato da Viganò, rincorso e Viganò fa buona guardia, Mazzanti la mette al centro, la colpisce Crini, io dice Giona Fedele, la recupera Tafly. Mannella, Privitera su Mascia, Mannella, Viganò esterno sulla destra, prova ad andare sul fondo, Del Pela ripiega, gli esterni alti, attenzione a questo bello scambio in area e Viganò guadagna un calcio d'angolo, siamo nel recupero, 46 minuti. Probabilmente o si chiude qui la partita, il primo tempo, oppure ci sarà un altro minuto. Arnetoli, ultimo uomo più arretrato, la mette su Mannella, Viganò la raggiunge, il tiro di Ceppodomo, Mannella, Viganò, Ceppodomo. Il cross dal fondo che è riuscito a mantenere la palla in campo, la girata al volo sul palo più vicino, sull'esterno della rete. Si è fatto pericoloso il Terranova Traiana in questa fase finale del primo tempo. Bega e Sarti. Un po' indispettito il gruppetto di tifosi della Terranova Traiana dalle grida con cui i giocatori dell'Astrigiana accompagnano i contrasti aerei quando sono in ricaduta. Fallo di mano in controllo di palla. Terranova che prova a frettare i tempi ma non ce n'è più perché siamo al 47esimo. Due minuti se ne sono andati di recupero e si va al riposo con il rigore di Palai che decide l'1-0 con il quale la Lastrigiana va all'intervallo in vantaggio sul Terranova. Rimanete con noi, c'è un secondo tempo tutto da godere. Tutto è pronto al centro del campo per l'inizio del secondo tempo, Lastrigiana Terranova girone B del campionato di eccellenza, 1-0 per la Lastrigiana, rigore di Palai trasformato al settimo minuto del primo tempo, poi una partita di grande agonismo con poche occasioni per lo più da palle inattive, un paio di opportunità per il Terranova nel finale del primo tempo ma risultato fissato dal calcio di rigore in avvio. Mentre in avvio ma del secondo tempo entrano sul terreno di gioco Cappelli e Cioce per il Terranova Traiana in sostituzione di Arnetoli e Mannelli. Va a sistemarsi sulla destra Cappelli e quindi Privitera, che aveva fatto l'esterno basso
per la seconda parte del primo tempo ritrova la sua posizione di play nella zona mediana, nella zona centrale del campo. In avanti fa il paio anche l'ingresso di Cioce, che è un altro centrocampista con ottima capacità di costruzione. Del Pela prova ad andare frattanto sul fondo, la mette al centro, Crini può andare alla battuta di sinistro, contrastato ancora Del Pela. Un po' come era iniziato il primo tempo, con un'incursione sulla fascia di Del Pela, inizia così anche la ripresa. Dopo 30 secondi, rimessa in zona d'attacco per la Lastrigiana. Con Nencini alla battuta. Spiova il pallone, Mazzanti. Abbiamo annotato sul nostro taccuino, appunto, dopo pochi secondi del primo tempo, la fondo di Del Pela e il tentativo di Crini al centro dell'area di rigore di battere al volo di sinistro, ribattuto, pallone colpito sporco. Del Pela di prima, dice Fedele. Privitera segue le indicazioni del compagno e capovolge in avanti i propri compagni. Colpo di testa di Chiavacci, la palla recuperata da Tafly. Privitera si propone sulla sinistra, si inserisce Ortiz Lopez al centro, Borselli vigila e mette il pallone in fallo laterale. Daremo presto, tra poco, anche un'occhiata alle formazioni in campo. La rimessa con le mani di Privitera, il colpo di testa di Chiavacci, pallone ancora recuperato e messo in mezzo. Allontana Palai, recupera il pallone Bega. Terranova Traiana senza Saitta, lo ricordiamo. Lastrigiana sventagliata verso Privitera, che non riesce a mantenere il pallone in campo. Vi dicevo delle formazioni per la Lastrigiana: Marziano, Pierattini, Nencini, Del Colle, Chiavacci, Borselli, Crini, Mazzanti, Sarti, Palai, Del Pela. Per la Terranuova, Fedele, Cappelli, senza amici, Bega, Mascia, Cioce, Viganò, Privitera, Ortiz, Tafly e Ceppodomo. Questa è la formazione in campo nel secondo tempo, con Cappelli esterno basso e Cioce laterale sulla sinistra. Sarti, l'intervento di Bega, il capitano del Terranuova, che adesso fa circolazione di palla sulla propria linea difensiva. Cioce, Privitera, hanno preso loro in mano il metronomo, hanno ripreso in mano, per quanto riguarda Privitera, il metronomo, il ritmo del gioco al centrocampo. Spiove il pallone in area di rigore, Viganò, la palla su Viganò, c'era forse calcio d'angolo, l'arbitro fa cenno che si tratta invece di rimessa dal fondo. Noi andiamo ad annotare il cross dalla sinistra e Viganò di testa, insomma, è andato all'impatto col pallone. Pallone fuori. Dopo 4 minuti, Mazzanti alza il pallone a campanile. Crini lo difende, lo riconquista da Del Colle. Del Colle colpito da Tafly sul contrasto. Da questa distanza anche la panchina, mister Meniconi, che sostituisce Beccattini, facendo che non c'è stato contatto, perlomeno non c'è stata assolutamente intenzionalità. Comunque calcio di punizione senza provvedimento disciplinare. L'arbitro è Valerio Esposito della sezione di Ercolano. Gli assistenti sono la Veneziana di Viareggio e l'ACI di Empoli. Bella.
Borselli la rimette al centro, Cioce, ripartenza veloce con Viganò. La l'Astrigiana comunque ha già recuperato lo schieramento difensivo, poi è completamente fuori misura il cambio di fronte di Viganò, che indirizza il pallone in una zona dove non c'erano compagni e anche ad una, con una forza che sarebbe stata difficile da gestire anche se ce ne fossero stati. Fedele, grande ex della partita. Cioce, Privitera, Bega, senza amici. Ancora Privitera, viene a conquistarsi il pallone sulla mediana, lo dà in profondità su Tafly, Pierattini che recupera, Crini, pallone su Sarti, non c'è fallo sulla protezione del pallone di Sarti, a buon gioco il controllo di Bega, avanza Mascia, la sponda di Ortiz Lopez, Mascia su Ceppodomo, Ceppodomo prova a liberare il destro ma Del Colle in chiusura lo ostruisce. Palai sguscia con un gioco di prestigio sulla fascia destra, si prosegue, gli dice qualcosa Privitera che non le manda a dire, temperamento sempre acceso, vivace quello di Mattia Privitera. Viganò, Viganò va sul fondo, il cross basso in estirada, Crini la ribatte. Il ripiegamento difensivo, grande partita di sacrificio per Niccolò Del Pela. Pallone, naturalmente si tratta di Tommaso Del Pela, il giocatore della Lastrigiana, Niccolò che tra l'altro è qui al campo della Guardiana a vedere la partita, è il bomber del girone, gioca quest'anno nello Scandicci. Anche lui trascorsi nella Lastrigiana, attenzione a Del Colle, la palla rinviata corta, c'è un giocatore che è stramazzato al suolo in area di rigore, è Chiavacci, il tiro di Tafly, la respinta e poi Ortiz Lopez, Ortiz Lopez che pareggia sul cross, tiro cross di Tafly, una respinta, una mischia e il tocco sotto misura di Ortiz Lopez con il quale il Terranova riaggiusta e agguanta il pareggio, 53 minuti di gioco. Ci è sembrato nella velocità dello sviluppo dell'azione il tiro da sinistra di Tafly, la ribattuta in area di rigore, pallone vagante, Ortiz lo ha raccolto da pochi passi e ha ribadito in rete, azione un po' confusa. Comunque ristabilita la parità dopo 8 minuti del secondo tempo, 7 minuti del primo, arriva Palai a portare in vantaggio la Lastrigiana, 8 della ripresa, arriva Ortiz Lopez a pareggiare, dinamica un po' confusa in area di rigore, c'erano stati cross contro cross, contrasti, era finito a terra Chiavacci, si era rialzato sugli sviluppi dell'azione. E adesso anche la Lastrigiana dovrebbe, anche il Terranova dovrebbero uscire Ceppodomo e Privitera. Ceppodomo e Privitera ed entrare, vediamo se entra Sacconi. Quindi altri due cambi, naturalmente Terranova che è in zona playoff, ha acciuffato il pareggio, deve gestire energie, deve giocare mercoledì e quindi è entrato Massai e poi forse Petrioli dalla posizione in cui è andato a sistemarsi. Vediamo adesso di identificare anche il giocatore che è entrato sul terreno di gioco. Quattro cambi già per il Terranova che con il gol di Ortiz Lopez ha pareggiato quello di Palai. Cappelli,
Mascia. Pallone ancora dato sulla sinistra. Avanza Taflai. Scodella il pallone, Ortiz Lopez, rete! Rete del Terranova, pallone da sinistra, messo al centro sul primo palo e Lopez, Ortiz Lopez ancora colpisce di testa in anticipo. Rimane a terra il Crini, anzi si tratta di Nencini, che era il giocatore che è andato allo stacco di testa, è stato anticipato da Ortiz Lopez, che ha colpito di testa, undicesimo minuto, adesso il gol è arrivato al decimo, quindi in due minuti la Terranova Traiana la ribalta e si porta da 0-1 a 2-1. Un'occhiata se ci sono cambi, mister Gambadori sta dicendo calmi ai suoi ragazzi, mentre l'assistente e l'arbitro sono nei pressi della panchina del Terranova. Impatto decisivo del numero 9, bomber del Terranova, che è andato a colpire di testa sul pallone dalla sinistra. Bega, il colpo di testa di Cappelli, quest'altro di Mazzanti, Palai, Cioce, Crini riconquista palla, è capitato spesso all'Astrigiana quest'anno di andare in vantaggio nel primo tempo e poi di essere rimontata durante la ripresa, una volta subito il pareggio, poi più difficoltà per la squadra di mister Gambadori a costruire gioco. Adesso è il Terranova che ha completamente capovolto la fisionomia e l'inerzia della partita. Dobbiamo ancora chiarire se è entrato sul terreno di gioco Petrioli. Viganò commette fallo, calcio di punizione. Stiamo cercando, dovrebbe essere entrato anche dal braccio fasciato il numero 19, Marini, quindi è entrato sul terreno di gioco Marini al posto di Ceppodomo e Massai al posto di Privitera, ridisegnato un po' il Terranova che naturalmente ha un organico dove i cambi sono sempre soluzioni alternative di primo livello. L'uscita di Marziano. Minuti 14, siamo vicini al quarto d'ora, ribaltata la situazione da opera del Terranova con la doppietta di Ortiz Lopez, ispirato dai numeri di Taflai, di Irisian Taflai. Ortiz Lopez, che vi dicevo ha vinto la Coppa Italia d'Eccellenza anche col Budoni l'anno scorso e la prima parte della stagione l'ha disputata con il Mazzara nell'Eccellenza della Sicilia con 10 reti in 11 giornate di campionato, 3 su rigore, 2 doppiette e una tripletta, più altri gol nel primo turno di Coppa Italia, quindi sicuramente un giocatore grande dimestichezza col gol, grande fisicità. Vediamo adesso la Lastrigiana come riesce a reagire. Adesso c'è qualche scaramuccia con Crini, che ha subito fallo da Marini, poi voleva battere la punizione velocemente e vediamo che c'è un altro cambio nel Terranova, l'uscita di Viganò e l'entrata di Petrioli.
quindi altro cambio e praticamente il Terranova dopo un'ora di gioco ha speso tutte e cinque i cambi. Pensa più a dosare le energie che anche che piuttosto che a quello che potrebbe succedere nella mezz'ora che manca. Calcio di punizione del Colle, alla battuta spiove su Borselli l'uscita di Fedele. Il rilancio su Marini. Del Pela chiuso in mezzo a due avversari, colpito un avversario, Borselli recupera, c'è fallo. Momenti un po' concitati a centrocampo. C'è calcio di punizione a favore della Lastrigiana, anche se è del Terranova, il giocatore è rimasto a terra. Del Colle, vediamo se a destro c'è un cambio nella squadra guidata da mister Gambadori. Chiavacci va a prendere istruzioni, le stesse che riceve anche forse probabilmente Bibai. Vediamo se è lui il giocatore individuato da mister Gambadori per cercare di ritornare in parità. Dovrebbe uscire Mazzanti, se abbiamo ben intravisto, ed entrare appunto Bibai. Uscita del numero 8 Mazzanti nella Lastrigiana. E l'ingresso del numero 18 Bibai, Gerti Bibai, classe 2000, per lui Aglianese, Prato 2000, Candeglia e poi la scorsa stagione a Montecatini con 11 gol, esterno destro di corsa e fiuto della rete. Viene subito chiesto di mettere un pallone al centro e il colpo di testa molto efficace di Senza Amici. L'arbitro sarebbe stato anche dell'avviso di dare il calcio d'angolo, ma con la segnalazione dell'assistente il gioco riprenderà con la rimessa dal fondo, rimessa che Fedele andrà a compiere con la dovuta calma. Come vi ho detto, è una porta, è un campo, è un ambiente che lui conosce bene. È stata la sua casa per due stagioni. Tafly, la palla messa in fallo laterale, quindi vi ricordo il tabellino, Lastrigiana 1, Terranova Traiana 2, in vantaggio la Lastrigiana dopo 7 minuti con il rigore trasformato da Palai. E il capovolgimento di fronte con la doppietta di Ortiz Lopez in mischia su una conclusione di Tafly ribattuta e poi di testa in anticipo su Nencini col pallone sotto l'incrocio dei pali senza che Marziano potesse opporsi. Due minuti dopo, Privitera, Nencini in ripiegamento, pallone all'indietro per Marziano che detta subito il rilancio lungo verso Bibai. La colpisce di testa Senza Amici, contrasto a centrocampo su Del Colle. Marini, non c'è cattiveria nel suo intervento falloso. Del Colle, il colpo di testa. Palla che è rimasta in campo. Nencini prova a metterla in avanti, il colpo di testa di Bega che chiama i suoi a salire. Del Colle riconquista il pallone, Crini lo lancia lungo per Palai defilato, il controllo di Palai, la palla
L'occhiata in area a Cioce che lo allontana. Marini incrocia la sua corsa con Crini che presidia bene, dà indietro a Borselli. Borselli si allunga un po' il pallone, poi serve Capitan Chiavacci del Colle. Ci crede la l'Astrigiana nel cercare di raggiungere il pareggio. Naturalmente ci sono più spazi per il Terranova che ha anche forze fresche. Massai per Tafly. Tafly ancora per Massai, in mezzo a tre avversari, non c'è fallo. Rimessa con le mani a favore del Terranova. Pomeriggio di riposo invece per Sacconi, che ormai con i cinque cambi è certo che rimarrà in panchina. Alessio Sacconi, l'attaccante classe 93, nativo di Ambra. Maro Fiera, con cinque stagioni, quindi la sesta stagione al Terranova, al cui è arrivato nel 2018 dopo le annate, dopo il lungo periodo alla Bucinese, il passaggio all'Arno Laterina e poi oltre 130 presenze fino alla scorsa stagione nel Terranova Traiana, più tutte quelle di quest'anno. 47 gol fatti più gli 8 di quest'anno, 6 in campionato, 2 in coppa. Stiamo parlando di Alessio Sacconi, oggi per lui, dicevo, turno di riposo. Bravo. Colpo di testa di Del Colle sul rilancio di Bega. Esce Fedele. Forse chiamano il retropassaggio volontario, non è di questo avviso l'arbitro, non ci sembrava ci fossero gli estremi. Poi c'è un rimpallo su Del Pela, naturalmente Palai è in posizione di fuorigioco e quindi non può, si deve disinteressare dell'azione. Cioce alza la palla a campanile, la colpisce Chiavacci verso Palai, troppo lunga però. Ci sta mettendo foga, energia l'Astrigiana con un cambio appunto con Bibai sul terreno di gioco. Terranova che pensa in grande, pensa anche al futuro e ha già effettuato i 5 cambi. Impegno di Coppa con la Coppa appena vinta e turno di Coppa Italia d'eccellenza nazionale alle porte. Mascia, pallone per Tafly. Tafly, c'è Marini sul lato opposto. Tafly accelera. Tafly, il bello intervento di Pierattini in scivolata. Ancora Tafly su due avversari. La rimessa laterale sarà a favore del Terranova, mentre diamo un'occhiata alle notizie provenienti dagli altri campi. Pareggio del Firenze Ovest con la Sinalunghese, rigore di Bartolozzi, la ribalta la forte su Juventus che adesso è 2-1 sull'Asta Taverne, gol di Corsi per il Mazzola Valdarbia che va in vantaggio sulla Rondinella, la rotonda Cavallari, Siena 3 Pontassieve 0. Questi risultati dagli altri campi. Il pareggio della Fortis era stato di Piazze, poi il gol di Zoppi. Chiavacci in avanti verso Bibai. Cioce in collaborazione con Mascia. Lancio lungo di Cioce verso Tafly. Tafly, Ortiz, Marini sono i tre uomini della linea d'attacco del Terranova. Crini, Bibai. Cioce, fallo su Bibai, Del Colle alla battuta. Forza ragazzi, forza! E tu lo rialza lo stesso la bandierina. Su Del Pela, il ripiegamento difensivo su di lui è efficace ad opera di Cappelli. Vai.
Dopo il 2-1 del Terranova, la doppietta di Ortiz Lopez, dobbiamo ancora annotare, tornare a scrivere sul nostro taccuino nei... Non ci sono state occasioni o episodi. Attenzione a Borselli, sì, c'è un tentativo di rovesciata di Palai. Difesa che controlla e calcio di punizione poi a favore del Terranova. Contrasto di Nencini con Pestone su Mascia. Che rimane a terra il numero 5 del Terranova, che aveva commesso il fallo da cui è nato il calcio di rigore che ha portato in vantaggio alla Lastrigiana nel primo tempo grazie alla trasformazione di Palai. Mascia in avanti. Marziano la recupera, la manda in avanti verso Bibai nella morsa degli avversari, è andato incontro al pallone che torna nella disponibilità di Marziano. Rilancio lungo, sconsolato Palai, allarga un po' le braccia. Rimette con le mani il Terranova con Bega, Cappelli. Mascia verso Marini, Nencini, il contrasto su Chiavacci. Ancora. Mentre attenzione, il tiro incrociato di Marini che sfiora il terzo gol dopo un paio di contrasti a centrocampo. Il diagonale di Marini, il numero 19, che ha incrociato quando i minuti sono 28 nel corso della ripresa e il Terranova è in vantaggio per 2-1 con una Lastrigiana che sul piano dell'impegno e della determinazione, attenzione adesso, non c'è fallo, si è fermato. Si è fermato Massai sull'opposizione di Crini, ma non c'era contatto falloso. Chiavacci, Chiavacci verso Del Pela che si allunga un po' troppo il pallone, riconquista la palla l'ex Zenit Prato, centrale difensivo della Lastrigiana. Borselli fa sfilare il pallone, chiama Marziano. Al tocco ravvicinato. Si guarda intorno Borselli, chiama i compagni a un movimento che suggerisca il suo passaggio. Marziano, sono due giocatori in fuorigioco, Palai la spizza di testa. Petrioli, sì, esatto, il numero 15 è entrato sul terreno di gioco al quarto d'ora della ripresa. Pallone al centro, Sarti, l'uscita sul colpo di testa di Sarti, l'uscita di Fedele. Sullo spiovente Lastrigiana che, come dicevo, ha un po' serrato i tempi cercando di avanzare il proprio baricentro ma non trova sbocchi offensivi e la Terranova ha uomini, qualità e personalità per fare di ogni ripartenza un pericolo. Adesso Taflai,
la mette sul secondo palo, erano tutti stretti sul primo, si va verso la panchina, vediamo, non ci sono cambi e quindi l'arbitro deve ammonisce il mister Meniconi, allenatore in seconda del Terranova Traiana. C'è un nutrito gruppo di osservatori dall'altra parte rispetto alla tribuna centrale, fra di loro appunto Marco Beccattini, mister squalificato del Terranova, che adesso difende alto una linea difensiva tutta a ridosso del centrocampo sul rinvio di Marziano, il colpo di testa all'indietro di Mascia, il pallone difeso da Marini, l'interdizione di Bibai, Chiavacci, guardate con quale accanimento si combatte su questo pallone a centrocampo. Marini, botta di sposta, Tommaso Del Pela e l'uscita su Giona Fedele, che viene colpito da Del Pela. Si conoscono, i due sono stati compagni di squadra, quindi infatti subito Del Pela è rimasto nei pressi del compagno, dell'ex compagno. Contrasto in area, in anticipo Fedele, uscita senza paura. C'era stato il corpo a corpo fra Del Pela e Bega. E c'è anche il cartellino giallo per Del Pela su questo intervento sul portiere in anticipo, quando è trascorsa la mezz'ora. È il primo ammonito per la Lastrigiana. Ed è Tommaso Del Pela, fa accenno, un giocatore dal campo, che forse è un colpo al labbro. È proprio Del Pela che accenna di aver colpito proprio al volto, alla bocca, Giona Fedele, che non potrebbe essere sostituito oltretutto. Quindi, mentre intanto ci sono dei cambi pronti nella Lastrigiana, con Gambadori che sta catechizzando, come si dice. Due giocatori pronti a fare il loro ingresso in campo. Indossa i guanti il massaggiatore del Terranova, probabilmente perché si tratta di suturare una ferita, quindi di intervenire su l'arbitro, facendo a Chiavacci, che naturalmente il tempo è fermo e quindi si recupererà. Infortunio per il portiere del Terranova, Giona Fedele. Per lui abbiamo tempo, quindi le possiamo ricordare tutte, anche le sue squadre, anche se sono tante: Maliseti, Fiorentina, Prato, Calenzano in eccellenza nel 2011-2012, 6 presenze in Serie D con la Pistoiese, 2 anni alla Sestese, il 2015 a Vaiano, poi 2 anni all'Aglianese, la Larcianese, il Quarrata Olimpia e la Lastrigiana, e poi il passaggio al Terranova Traiana. Quindi una carriera e un cammino di tutto rispetto, ci auguriamo che non si tratti di nulla di grave, che sia il tempo che trascorre solo quello necessario per intervenire sul numero uno della Terranova. Anche Crini va verso il suo ex compagno a portare il proprio conforto. Fedele che comunque sta bene. Un contrasto di gioco, anche Del Pela è tornato vicino al compagno. Permane il risultato di 2-1 a favore del Terranova, nel frattempo che il gioco è fermo. Terranova che era andato sotto dopo 7 minuti del primo tempo con il fallo di mano di Mascia e il rigore trasformato da Palai, la capovolta nel breve volgere di 2 minuti, di 3 minuti,
in avvio di ripresa Ortiz Lopez, prima ribadendo da distanza ravvicinata un tiro di Tafly respinto da Marziano e rimpallato fra i difensori, e poi girando di testa in anticipo su Nencini un cross di Tafly dalla sinistra, pallone girato sul primo palo sotto l'incrocio e in piedi Giona Fedele stringe forse fra i denti del cotone, o comunque ha una sutura, una medicazione al labbro. Cenno d'intesa anche col proprio allenatore, applausi che arrivano a fazioni riunite, perché anche la Lastrigiana naturalmente non può non voler bene al portiere che ne ha difeso i pali per due stagioni. E si riprende dopo questa lunga interruzione. Cronometro segna 36, almeno 3 da recuperare. Sarà un recupero di almeno 6 minuti a fine partita. Anche 7 forse. Marini, Ortiz Lopez. Mentre frattanto continuano gli aggiornamenti dagli altri campi, l'uscita di Fedele. Vi dicevo, aggiornamenti dagli altri campi, pareggio di Doca Bjorn dell'Asta Taverne sul campo della Fortis Juventus, quindi 2-2, risultati importantissimi nella zona playout. Ogni risultato, ogni gol, ogni punto a questo momento della stagione è decisivo nel delineare le griglie, nel definire le potenziali forbici. Tafly, attenzione! Tafly temporeggia, Borselli gli si oppone, perfeziona il rinvio Pierattini del Colle, il colpo di testa di Bega, Marini, Mascia, ancora Marini, temporeggia, Privitera, Marini, Cioce. Possesso palla ragionato, ordinato del Terranova, si fanno vedere in area e chiamano il passaggio i giocatori centrali del Terranova. Marini fermato da Nencini, calcio di punizione a favore del Terranova, che può gestire così questa palla inattiva sulla tre quarti avversaria. Terranova che ha controllato il gioco, ha avuto pazienza nel primo tempo, ha capovolto nella ripresa e poi ha rischiato pochissimo. Tutti e 5 gli uomini di movimento cambiati. Marini al tiro, cross sul poggio di Massai, cambio di gioco che non produce effetti, e Becagli è entrato sul terreno di gioco. Non avevamo dato conto dell'ingresso sul terreno di gioco. Vediamo adesso di farci attenzione. Fedele su Del Pela. Vediamo se c'è stato un altro cambio oppure no nell'Astrigiana. Ci è sembrato di intravedere il 13. Del Colle. Giravolta di Del Colle che avanza palla al piede, chiama il movimento del compagno, poi lo dà lunga. Eccolo, sì, Becagli che in effetti c'è. Ed è... cerchiamo di capire adesso chi è uscito dal terreno di gioco. Probabilmente Mazzanti era uscito prima. Dovrebbe essere uscito Sarti, che non vediamo più. Becagli in area di rigore. Rimessa con le mani di Crini. Spiovente in area di rigore. Becagli cerca il tocco. E poi c'è il numero 18 al volo, Bibai, sulla rimessa laterale, impreciso il destro.
su rimessa laterale di Crini e spizzata quasi di testa da Borselli. Tutto questo accade al 40esimo, 5 minuti alla fine del tempo regolamentare, poi saranno diversi quelli di recupero sia per i cambi su un fronte e sull'altro, sia per i 3-4 minuti che il gioco è rimasto fermo per soccorrere Giona Fedele, colpito al labbro da un contrasto con Tommaso Del Pela. Cioce in posizione dalla destra, Marini in surplus, il controllo, la spaccata in anticipo di Borselli e calcio d'angolo a favore del Terranova. Nel frattempo cominciamo anche a pensare al migliore in campo, ma pensiamo che la doppietta di Ortiz Lopez sia sufficiente a identificarlo, se non ci sono, come migliore in campo appunto, se non ci sono novità negli ultimi minuti di gioco. Fallo su Beccagli, il 2006 molto apprezzato, anche partito spesso dall'inizio della formazione di Gambadori. Marziano, il colpo di testa di Palai, Bibai alla caccia del pallone, Pierattini ancora verso Bibai, protegge senza amici, cognome particolare che abbiamo letto essere diffuso e in origine nel Beneventano, se non andiamo errati. Facile pensare a una persona particolarmente solitaria, capostipite di una dinastia che ha dato, da un appellativo si è trasformata in un cognome. Mencini, cognome invece molto fiorentino. Chiedi dov'è? Marini alla rimessa laterale. Un'occhiata ai compagni. No, ci ripensa Marini. Massai, Taflai, Del Pela e Palai. Bega non va per il sottile, la spazza via, pallone che rimbalza sulla copertura della nostra tribuna. Un pallone che arriva, finisce fuori Nencini, gli si fa incontro Bibai, Palai di testa, toccata di testa, sarà rinvio, pensiamo, così è infatti. Ancora si tampona con il cotone Giona Fedele. Sicuramente se non fossero stati eseguiti tutti e cinque i cambi forse sarebbe stato il caso di sostituirlo. Ragazzi, qui a tutti in nove. Taflai. Tra l'altro Ortiz Lopez nel Terranova, come stanno nuotando anche qui sulle tribune, giocatore che oltre al fiuto sotto rete è anche padrone di tutti i palloni alti. Bravo Marziano. Palai, l'opposizione difensiva di Cappelli, la rimessa con le mani, ancora Bibai, attenzione a Bibai al centro, cerca Pierattini che praticamente sta giocando da centravanti, il 2003 della Lastrigiana in questa fase finale della partita. Simone Pierattini, cresciuto nella società, con una parentesi a Signa nel 2017-2018, poi è sempre stato qui alla Lastra, una bandiera mi stanno dicendo i ragazzi qui alle spalle, per lui 19 presenze e un gol anche l'anno scorso. Sostituzione, è uscito Palai ed è entrato
in sua sostituzione Caparrini, 90esimo, e quindi dovrebbe esserci anche la segnalazione del recupero. Sei minuti, come avevamo un po' detto, ce ne poteva stare anche qualcuno in più, l'arbitro ha optato per i sei, cioè i tre minuti di gioco fermo, i tre minuti per i cambi. Colpo di testa di Chiavacci, si giocherà fino al 51esimo. Colpo di testa di Del Pela, quest'altro di Borselli, naturalmente adesso la Lastrigiana ha avanzato anche i lunghi. Nencini, gli chiamava il pallone Caparrini sulla sinistra. Nencini, la rimessa con le mani, il colpo di testa di Borselli, la sforbiciata di Bega che allontana il pallone. Borselli ancora, Bibai, si combatte in area, Pierattini si arrabbia un po', Petrioli con i suoi compagni per aver dovuto spazzare via questo pallone un po' in malo modo. Del Colle, Crini, Fedele, roba mia, Giona Fedele abbranca questo pallone con sicurezza, lo rimette in gioco verso Cioce che lo riceve, lo allarga su Marini, Marini verso Taflai sulla corsa per Marini, contrastato da Chiavacci. Chiavacci lo chiude, recupera il pallone, lo dà corto su Crini, avanza palla al piede, fermato da Cioce che di tacco cerca di servire un compagno, poi si ritrova il pallone fra le gambe, lo difende, va a terra, non c'è fallo. Nencini, Del Pela, ultimi minuti di gioco, di palpitante agonismo. Nencini, contrasto su Taflai, con Taflai è un contrasto doloroso, non un grido di dolore plateale come forse magari in altre circostanze ce ne sono stati. Nencini batte la rimessa laterale, Borselli, Del Pela alza la palla a Cappelli, la rimette avanti Nencini, la ricaccia fuori Bega, Ortiz, Taflai, Nencini, l'intervento di in gioco pericoloso, e quindi rifiata il Terranova Traiana. Può battere una palla inattiva, tre minuti di recupero se ne sono già andati. Calcio di punizione, Cioce verso Marini, Marini per Ortiz, Bibai, rimessa con le mani, Terranova che tiene lontani i pericoli, non che ne abbia corsi molti, perché ripeto, la Lastrigiana sul piano del... la grinta della determinazione ha sì prodotto una reazione che ha costretto a qualche affanno la formazione di mister Beccattini, oggi squalificato, ma non ha prodotto grossissime occasioni, almeno fin qui. Siamo nei minuti di recupero. Cioce, Marini, Taflai a tutto campo, Ortiz, Nencini la ricaccia avanti. Siamo qui sotto la nostra postazione, comincia qualche tifoso a lasciare la tribuna. Il tabellino dice Lastrigiana 1, Terranova Traiana 2. I gol al settimo minuto di Palai su calcio di rigore, al 52esimo e 55esimo nella ripresa, la doppietta di Ortiz Lopez, prima a ribadire un tiro di Taflai ribattuto con una mischia che si è accesa a ridosso dell'area di porta, e poi di testa ad anticipare sul palo più vicino un cross dalla sinistra sempre di Taflai, pallone sotto l'incrocio. Dopodiché non ci sono state molte altre occasioni di gioco da rete. Marziano, Bibai, il colpo di testa, la palla
riconquistata da Tafla in contrasto su Nencini, difende palla Chiavacci, Crini la ricaccia in avanti per Del Pela, sicuramente il giocatore più pericoloso della Lastrigiana. Del Pela ritorna sul destro, la tocca verso Bibai, gli rimproverano di non aver centrato subito il pallone. Nencini, un'occhiata dall'arbitro del proprio cronometro, Nencini, pallone in area, Borselli alzata a campanile, Chiavacci, Ortiz Lopez, vediamo se ci sarà spazio per un'ulteriore azione. Marziano, colpo di testa di Senza Amici, ed ecco, con ogni probabilità, ancora no, c'è tempo per giocare un'ultima palla. Ortiz Lopez, l'uscita bella di Marziano, bella e tempestiva sulla ripartenza, e l'arbitro dice che può bastare, e quindi il risultato finale vede il Terranova Traiana battere la Lastrigiana per 2-1 in vantaggio i padroni di casa con Palai su calcio di rigore. La capovolge Ortiz Lopez, l'ultimo arrivato, il sudamericano bomber del Terranova Traiana, per un Sacconi che si riposa, c'è un Ortiz Lopez che va in doppietta, adesso per il Terranova testa alla Coppa e testa questa corsa verso i playoff. Non è compromesso niente per la Lastrigiana, che ha carattere e determinazione per lottare ancora nella zona playout e magari tirarsi fuori prima della fine del campionato. Noi ci risentiamo per le prossime occasioni, la frequenza giusta è sempre quella, TV Prato, con Edoardo Novelli in voce e Leonardo Monfardini per le riprese video, la regia del Dream Team del Gioco è Fatto, il capitano è sempre Paolo Innocenti. Alle prossime!